Le piante, essendo tante specie, possono dare gravi sindromi a seconda di quello che è l'avvelenamento o delle sue caratteristiche. Più pericolosi sono i decotti che concentrano meglio i principi attivi delle piante. Le piante sono divise in tre gruppi, quelle che presentano maggiore tossicità sono quelle del gruppo 1. Nell'acuzie c'è maggior rischio sulle piante di gruppo 1, che sono essenzialmente quelle che contengono glicosidi cardioattivi come la digitale o il rododendro. Possono causare una grave depressione dell'attività cardiaca e quindi di conseguenza anche la morte dell'individuo. Altri tipi di piante possono dare dei problemi, diciamo, sul sistema nervoso centrale, quale la scopolamina, che nel principio attivo contenuto nella datura o tromba degli angeli può dare allucinosi, ma può dare anche dei problemi relativi ad amnesia e convulsioni. Stesso ci sono le piante che contengono glicosidi cianogeni, come il lauroceraso, quello che comunemente viene usato nelle siepi, e i semi della stessa mela, anche se ci vogliono quantità estremamente importanti per causare un avvelenamento. Il centro antiveleni in questi casi aiuta il clinico nel supporto all'identificazione e anche al trattamento di questi particolari avvelenamenti o sindromi che non sono comunque un'evenienza comune nel pronto soccorso, ma che soprattutto possono necessitare di un intervento che deve essere quanto più possibile immediato e può inoltre, per esempio nel caso dei glicosidi cardioattivi, fornire degli antidoti adeguati a questo tipo di intossicazione, in quanto reagiscono comunque agli anticorpi antidigitale, insomma, quindi lì ci può essere un miglioramento clinico e lo specialista del centro antiveleni può valutare il trattamento con questi farmaci. Ovviamente, diciamo a tutti i genitori, soprattutto perché sono avvelenamenti che spesso coinvolgono i bambini, di tenere d'occhio il figlio e di stare attenti a quello che il bambino può ingerire. E un'altra cosa è importante evitare il fai da te nella raccolta delle piante, perché molto spesso le piante vengono raccolte ad uso alimentare, ma bisogna essere ben sicuri della pianta che si raccoglie, perché capita spesso che per esempio la borragine, che è comunemente commestibile anche se lievemente, insomma, può dare dei fenomeni tossici, possa essere scambiata con la digitale e creare molti problemi, o molto spesso delle persone ingeriscono delle foglie di aro, che può essere scambiato tranquillamente per cicoria quando è molto giovane, ma che può causare una sindrome gastrointestinale anche importante.